researchers. It's equally valuable. Yes. Yeah. Eravamo nel mezzo di un caldo aprile, nella addormentata ma un po' torbida città di Lagor. All'interno di un'erboristeria cinese della periferia della città, la signora Marauder stava cercando l'essenza giusta che avrebbe messo quella sera per un incontro galante, di quelli forse che non si fanno con un marito, ma con un amante. Ad un certo punto, mentre curiosava tra gli scaffali di legno dell'ampio e buio negozio, una mano da dietro le tappò gli occhi. Senta questa fragranza, signora. Le piacerà da morire. La signora Marauder, conquistata dall'aroma, intuì dalla voce che forse conosceva quella persona. Sorrise e pose il naso vicino a quella che, presumibilmente, era una boccetta, pensando, prima, senza apparente motivo. Ma sarà una boccetta? Oh mio Dio, che meraviglia! Foglie di pitosforo? Cannella e... non riesco a distinguere questo odore buonissimo. È morfina, Helen. Helen? Come fai a sapere il mio nome? Io sono allergica alla... Oh mio Dio, che bello però. Sto venendo. Anzi, sto morendo. Non respiro. Aiuto! Vengo! Meno. La signora Marauder cadde esanime, non prima di aver sfiorato la mano dell'untore e aver percepito sulle unghie di quella persona qualcosa di duro, come dello smalto non completamente essiccato. Chi l'aveva avvelenata a morte si dileguò immediatamente e il commesso erborista cinese, perso tra musica d'atmosfera che teneva ad alto volume e le quote per le scommesse sulle corse dei cani, si accorse dopo un bel po' di quel corpo e, confuso, smarrito, allarmato, terrorizzato, prima nuotò tra radici di zenzero e di liquirizia, poi scansò confezioni di funghi medicinali e salvia rossa, quindi fu intralciato da pacchetti di corteccia di legno di sandalo e da sacchetti di semi di cardamomo ed infine, esausto ma vittorioso, raggiunse il telefono e chiamò la polizia quasi in lacrime. Sul posto arrivarono in quattro, ma il comando delle operazioni lo prese Arturo Gelli, veterano ispettore, biondissimo, mezzo tedesco e mezzo di Shanghai, che qualche anno prima era salito alla ribalta per aver quasi completamente perso la vista a causa di una brutta aggressione. È stata dapprima stordita, ma poi è successo qualcos'altro. Il corpo rilascia ancora un gran profumo, come se... Come se, ispettore? Come se qualcuno avesse coperto un cattivo odore con un olezzo. Come quando qualcuno non si lava e poi si mette il profumo. No, Colombi, come al solito non vai oltre le apparenze. Ma, ispettore, io non sento nessun profumo, solo un odore di bottino, anzi, di marcio. In effetti, quell'odore l'aveva sentito solo lui. Era qualcosa che arrivava un po' dopo quel terribile tanfo di chi è morto e si sta decomponendo. Perdendo la vista, aveva potenziato il senso dell'olfatto, ma sentiva che non bastava. Colombi, convochi subito qui il signor Frederick Bennett, il famoso erborista. Ma, ispettore, sono le 11 di sera. Sì. In effetti è tardi, Colombi, non ci avevo fatto caso. Aspettiamo domattina. Convochiamolo dopo le 9 alla morgue all'ospedale di Black Mountain. Non è tardi alle 9? No, Colombi, così avrà già accompagnato i bambini a scuola. Gelling e Bennett erano stati grandi amici, ma da quando c'era stato l'incidente, Gelling aveva, oltre alla vista,
perso anche il gusto dell'amicizia e non si era fatto più vivo. Buongiorno, signor Bennett. Buongiorno, Colombi, mi dica. Ecco, ieri nell'erboristeria di Chai Jinseng c'è stato un omicidio. Dopo aver ascoltato una prima ricostruzione dei fatti, Mr. Bennett non ebbe dubbi. È stata avvelenata con della morfina, foglie di pitosforo, cannella, ma manca il reagente che possa fare diventare il tutto mortale. L'odore del reagente riesco a percepirlo netto, ma non so definirlo. Per questo ti ho chiamato. Jelling fece capolino, un po' imbarazzato. Ciao Arturo, come stai? Non ci vedo più dalla rabbia, Frederick, perché qualcuno ha avvelenato questa donna e questo odore mi fa impazzire da ieri. Come sai bene, gli odori quando sono troppo forti in me. Non ti preoccupare, Arturo, perché questo non è un caso di omicidio. Lei non è morta, o almeno non completamente. In che senso? Nel senso che la morfina, associata ad alcuni potenziali veleni, dagli effetti però anche benefici, se trattati nelle giuste dosi, può creare una condizione di stordimento, financo una morte apparente. Dobbiamo risalire al reagente per poi individuare l'antidoto. Ma si parla di morte cerebrale. Frederick, non ci sono dubbi. Arturo, fidati. Dividiamoci i compiti. Io per capire cos'è questo odore e tu per capire chi possa essere stato. Jelling si rabbuiò e continuò a sentire quell'odore sempre più persistente, così forte da stordirlo. Intanto, dalle indagini, emersero quattro sospetti. L'erborista Chai Jinseng, il marito della signora Marauder, proprietario di una fabbrica di vernici, l'amante della signora Marauder, ossia la signorina Amanda Passerotti, e infine il commesso di una profumeria con cui la signora Marauder aveva avuto un brutto alterco qualche ora prima del misfatto. Jelling aveva interrogato già tutti, ma brancolava nel buio. Dall'altra parte, Frederick Bennett stava minuziosamente provando le varie essenze a contatto con la morfina. Chi sarà il colpevole? Jelling aveva dormito poco quella notte, assillato a causa di quell'odore. Notte in bianco anche per Frederick Bennett, che forse però aveva trovato qualcosa. Erano le 4 quando il telefono di casa Jelling suonò. Pronto? Cornelia, scusa l'ora, sono Frederick Bennett. Passami Arturo, per favore. Dimmi, Frederick. Spero tu abbia qualcosa per me. Sì, Arturo, ma ho bisogno di te. Jelling si vestì, acciuffò un cornetto dalla cucina e trangugiò un rimasuglio di caffè. Salì in macchina con Colombi, buttato giù dal letto poco prima, ed arrivò da Bennett. Senti questo odore. Sono riuscito a scomportelo, ma non riesco ad andare oltre. Ho capito. Questo è uno smalto per barche. Antivegetativo. Gli tornarono in mente ricordi belli, ma doveva concentrarsi. Questo spiegherebbe l'avvelenamento. L'antivegetativo lo è, stordisce ed avvelena insieme alla morfina. Vai ad arrestare il colpevole perché hai capito di chi si tratta, vero? Io cerco l'antidoto. Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. Signora Passerotti, lei è in arresto. Dopo diverse ore di ricerche, fu arrestata Amanda Passerotti, 38enne dal passato tormentato e proprietaria a tutto fare di un rimessaggio barche vicino ai canali di Venice Beach. Il movente fu che Helen voleva rivelare al marito la loro relazione e la Passerotti, a sua volta anche amante del marito, avrebbe perso il rimessaggio e la commessa su due grandi yacht commissionati dal signor Marauder. Arturo, ho trovato. Servono alghe marine e un forte concentrato di cognac.
misto a timo e lavanda. L'antivegetativo, si sa, alla lunga si disperde con l'alga e la morfina, se somministrata ad un tasso non letale, con il cognac fa cazzotti e perde. Che buono questo odore di lavanda! Ma quanto ho dormito! Jelling, nell'ombra, intravide il sorriso di Frederick Bennett. Fece per abbracciarlo, ma... Frederick, bisogna che venga a trovarti, perché il mio fiuto è sempre notevole, ma il tuo di più. Dove hai i negozi adesso? Arturo, i nostri negozi erboristerie Bennett sono a Leghorn, presso il centro commerciale Fonte del Corallo, il nuovo centro commerciale Parco di Levante, via Marradi 205 e via Ricasoli 50. Colombi, appuntati tutto e non stare al cellulare. Ispettore, come ha fatto a capire che sono al cellulare? Ho sentito l'odore del tuo ferormone. Stavi chattando con qualcuno.